Il nuovo direttore generale dell'Ascolicalcio è Giovanni Lovato, ex giornalista di Tutto Sport, che ha avuto un ruolo fondamentale nel convincere Francesco Bellini, neo presidente dell'Ascolicalcio e imprenditore italo-canadese, a rilevare la squadra scolana. Il nuovo direttore generale che guiderà questa squadra, ma certamente ci saremo tutti di noi per aiutarlo dietro e cercheremo adesso di muoverci e di fare qualcosa di bene. Il signor Lovato, io lo chiamo Gianni. Giovanni si chiama veramente, però lui non gli piace Giovanni. Allora, è uno di voi, ha passato la sua vita con Tutto Sport. E devo dire che è stato lui che mi ha convinto di venire qua. E conosce moltissimo il calcio e conosce un po' tutti. Dalla federazione ai presidenti di società, ai direttori generali, è quello che serviva a me appunto per prendere le decisioni e di aprirci nuovi capi. Io non ho altro da dirvi che vi lascio la parola al nostro direttore generale. E vedo tutto serio. È che non sono abituato, è più facile stare di là. Sei abituato? Mi abituerò presto. No, io voglio dirvi solo una cosa come introduzione anch'io, poi dopo chiaramente risponderò alle vostre domande. Mi scuso con chi in questo periodo mi ha interpellato e io non sono stato troppo collaborativo, nel senso che ho detto il minimo indispensabile e soprattutto non ho mai parlato ufficialmente. Ma non era corretto nei confronti appunto delle persone e dell'azienda con cui ho lavorato per tanti anni. Ho voluto che fosse, anche se voi siete stati bravissimi a sapere tutto molto in anticipo, a scrivere tutto molto in anticipo, a raccontare quanto stava succedendo, però i passaggi andavano rispettati ed è stato quello l'unico motivo. Adesso spero di avere un rapporto aperto e collaborativo e chiaramente sarò a disposizione per il mio ruolo, ma anche per il mio passato, capisco le vostre esigenze.